Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa settimana però Buonanotte Mercati sarà con un format leggermente diverso, senza sigla, senza animazioni e senza battute. La questione ucraina mi ha profondamente turbato ed è per questo che non darò notizie di mercato questa settimana, ma solo un brevissimo approfondimento sulla guerra, in realtà sulle motivazioni vere che sono alla base, che l'hanno causata, e solo dopo un aggiornamento breve sui numeri. Da padre, vedere le immagini di bambini morire o scappare da sfollati mentre vengono bombardati tutto attorno mi fa riflettere molto, soprattutto perché accade molto vicino, nel nostro vicinato. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Ora, io non sono assolutamente un esperto di politica o geopolitica internazionale, ma sono curioso e mi informo come per il mercato azionario cerco di dividere sempre la componente emotiva da quella prettamente analitica. La guerra in Ucraina non è ora e non era nel 2014 quando la Russia ha annesso la Crimea. Quoto una citazione del libro Le 10 mappe del mondo che spiegano il mondo attraverso le parole di Tim Marshall. Vladimir Putin dice di essere un uomo religioso e se fosse così, forse ogni sera quando va a dormire chiede a Dio perché non hai fatto crescere una montagna fra noi e l'Ucraina. La questione è che la maggior parte delle guerre, ed in particolare questa, non hanno niente a che vedere con interessi dei russofoni, di chi parla ucraino o delle minoranze. Questi sono i soliti pretesti di quasi tutte le guerre che abbiamo visto nell'ultimo secolo e anche prima, siano esse fatte nei Balcani, in Afghanistan, dagli americani, dagli italiani, un po' in tutte le parti del mondo. Sono le risorse mancanti, le strategie territoriali o quelle di difesa che sono alle basi. L'Ucraina non è diversa, è un punto di attacco semplicemente semplice per chi avesse voglia di attaccare o invadere appunto la Federazione Russa ed effettivamente un ingresso di questo paese, dell'Ucraina, nella NATO sarebbe un cavallo di Troia. A questo si aggiunge anche il fatto che molte nazioni, prima che erano satelliti della vecchia URSS, sono ora filo occidentali, per cui un pericolo non indifferente dal punto di vista prettamente strategico. Parlo di Lituania, Lettonia, Estonia, Moldavia, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca e in ultima istanza l'Ucraina. Queste nazioni sono ora per noi europei dell'Ovest un cuscinetto contro le invasioni dall'Est, un rischio che la vicina Federazione Russa sta appunto sentendo. Dall'altro lato poi a nord la Marina Militare Russa ha problemi sul Mar Baltico in quanto i mari sono dominati praticamente dalla Danimarca in quel passaggio dove dovrebbe attraversare lo stretto sullo Skerrag. Per questo motivo dopo l'annessione della Crimea si stanno concentrando con una flotta anche nel Mar Nero, vicino a Sebastopoli, nella città di Novorossiysk. Proprio per creare dei pretesti di invasione protettiva, la Federazione Russa ha una legge che obbliga il governo a proteggere e tutelare tutti i cittadini di etnia russa, dovunque questi si trovino. Questo pretesto viene usato ogni qualvolta sia necessario trovare un modo per intervenire militarmente, come è accaduto appunto negli eventi recenti. Se Putin volesse lanciare una guerra, diciamo, all'Estonia per riprendersela, o all'Italia perché gli stiamo sulle scatole, basterebbe che dichiarasse che i russofoni in loco vengono discriminati. Credo che la dipendenza energetica ci abbia fatto un po' chinare il capo di fronte all'annessione della Crimea, ma forse in questa occasione la Russia, in particolare mi riferisco a Putin, ha fatto forse male i calcoli, sperando di ottenere tutto e subito o senza particolari sanzioni. Ma il fatto è che momentaneamente la Cina si è astenuta nel votare venerdì notte al Consiglio di sicurezza nell'ONU e anche il Kazakistan, alleato storico, non ha contribuito a supportare Mosca. Sono segnali che Putin potrebbe aver valutato male la situazione. Resta il fatto che io di politica internazionale e di geopolitica non ne capisca niente, ma da padre, queste immagini che ho visto in questi ultimi giorni e mi hanno scioccato. Sono 2 notti che, devo essere sincero, metto mio figlio di poco più di 2 anni nel lettone con noi, perché penso che in Ucraina molte persone non hanno più modo di fare così.
vite che sono cambiate in poche ore. Parliamo di mercati e di numeri e di indici. Indici americani che avevano preso la via della discesa libera, ma che dopo le sanzioni imposte e l'appoggio da molta parte della comunità internazionale chiudono la settimana praticamente in territorio positivo. Il Russell 2000 fra gli indici americani è quello con i vantaggi maggiori, con un più 1,36%, il Nasdaq è di poco sopra l'1% e l'S&P 500 poco sotto allo 0,9%. Unico indice USA in negativo è il Dow Jones, che praticamente chiude la settimana 0-0, praticamente in parità, essendosi fermato a un meno 0,06%. Fra gli stimi mondiali, i peggiori, come è facile immaginare, sono il MOEX e l'RST russo, che tornano a livelli bassissimi, con l'RST che perde quasi un 33% su base settimanale e il MOEX che ne perde un 27%, dopo che avevano toccato dei minimi durante la settimana che li avevano portati praticamente 10 anni indietro, quasi un meno 50%. Ma un po' tutti i listini su base settimanale, quelli mondiali, lasciano a terra pesanti rintracciamenti, vicino al 9%. Infatti, a parte l'America, il segno positivo più importante lo raggiunge l'indice danese, con un 1,70% di positivo. Il nostro FTSE MIB lascia sul mercato delle perdite quasi un 2,80%. Se invece andiamo a riguardare i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, come tutte le settimane, questa settimana ha offerto pochi spunti di guadagno settoriale, che comunque ci sono stati. I rendimenti migliori per il settore delle infrastrutture americane, ovviamente, è di un 3% di guadagno, che sono poi seguite dal medical equipment con un 1,6% e, inverosimilmente, il gas utility con un più 1% quasi netto. Questo perché, dal punto di vista energetico, gli Stati Uniti non sono impattati dalla crisi energetica russa. I settori relegati al rosso sono l'industria del tabacco, che lascia un meno 11%, molto abbondante sul terreno, il settore auto che lascia quasi un meno 8% e poi hospitality e airlines che perdono una forchetta che va fra il meno 6,4% e il 6% netto. Passiamo infine al mercato cripto, che si è portato dietro delle perdite leggermente maggiori del mercato azionario, se si guarda l'indice americano, ma che da venerdì ha cominciato a recuperare. Il Bitcoin su base settimanale a sabato, io faccio sempre da sabato a sabato, ha un meno 3%, mentre Ethereum lascia sul terreno un meno 1,30%. Grandiosa Terra Luna, che su base settimanale sale di un 43%. Altre cripto ad alta capitalizzazione come BNB perdono il 7%, mentre il CRO perde un 13%. Se invece andiamo a guardare l'indice nel suo complesso, il Total Crypto Index Stock Market inclusivo del BTC, questo ha segnato un meno 2% su base settimanale, sempre da sabato a sabato, oggi sabato 26 febbraio. Bene, eccoci arrivati al mini aggiornamento dei mercati della scorsa settimana, quella che si è appena conclusa, settimana che ci ha portato la guerra, che non si voleva o non si poteva evitare da nessuna delle due parti. Spero di ritornare a parlare settimana prossima di qualcosa di un po' più allegro. Spero che questo contenuto sia stato come sempre apprezzato e di gradimento. Se così fosse, per favore lascia un commento e un bel pollice in su. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Come sempre, buonanotte mercati, torna lunedì prossimo come ogni lunedì e domani ci vediamo con un nuovo video. Ciao!